eccolo, Philippe Noiret Perozzi in Amici miei due. Non fa una piega la sua tecnica per farsi la moglie del fornaio. Siccome lui esce dal giornale proprio quando il fornaio apre la bottega, si fionda dalla moglie del fornaio che lo aspetta e va in tutta tranquillità. Oltre il danno la beffa, non contento, dopo aver fatto servizietto alla moglie, fa il servizietto al fornaio perché va a comprare ogni volta dei cornetti belli freschi. Così nel film Amici miei, in letteratura c'è un caso opposto che potremmo definire il paradosso del fornaio. È in un romanzo meraviglioso di Guy de Maupassant, Una vita, del 1883. Siamo in Normandia, sulla Manica, in un piccolo paese sul mare, Yport, e lì accade una cosa sconvolgente. La moglie del fornaio si trova con l'amante dove? Nel panificio, proprio nella bottega. Il fornaio sente dei rumori, pensa che siano i topi e li becca tutti e due. Tradire il marito nella bottega è un po' come, non so, per l'agnello andare nella tana del lupo o per il ladro andare a rubare nella casa del questore. Quindi lo possiamo chiamare veramente il paradosso del fornaio. Guy de Maupassant, ciao a tutti!